A proposito di libertà, ce la prendiamo anche noi in questa sede, molto in libertà, perché io cerco di seguire e cogliere un po' di sentimenti e nell'ambito del dibattito generale ho colto un prevalente sentimento concentrato sulle questioni che attengono appunto quelle casistiche che sono state descritte ampiamente sui commenti online, sui portali di vario genere, il principio dell'intervento diretto repressivo oppure lasciato ai singoli soggetti, insomma mi è sembrato di cogliere una sorta di sfogatoio per quello che effettivamente è un problema che tutti quanti accusiamo. Sono il primo a ritenere che talvolta le misure vadano realmente oltre quello che è anche un livello di buon gusto e che dovrebbe imporre probabilmente anche qualche sorta di moderazione spontanea da parte dei gestori di queste realtà. D'altronde, se questa moderazione spontanea non la ritroviamo neanche sui profili Facebook, magari dei consiglieri che sono presenti in questa sala, è poi difficile pretenderlo magari dalle testate giornalistiche, dai forum, perché questo accade purtroppo, è uno stile che si è affermato prepotentemente e di fronte al quale molti sembrano quasi arrendersi. È vero, non bisogna arrendersi. Questa è la prima sensibilità che ho colto. Ma io, Presidente, ritengo che questo tema, pur essendo un tema importante e centrale all'interno della legge, venga in secondo piano rispetto all'ossatura della legge stessa, che è una modifica di una legge già esistente, quindi non si tratta di una revisione organica, che interviene su sostanzialmente alcuni concetti chiari, cioè parla sostanzialmente di un concetto chiaro, soldi. Questa legge è una legge per dare soldi. È una legge costruita, tanto è vero, ecco l'urgenza sottolineata anche in fase di trattazione, di avvio di trattazione, bisogna correre perché altrimenti non arrivano i soldi, e vizia, dal mio punto di vista, con forza, un dibattito grande, nobile, che dovrebbe pur svolgersi anche all'interno di quest'Aula sul tema dell'informazione, la sua organizzazione, la sua struttura, anche il grado di sostegno che ad essa può essere dato, con un discorso molto volgare, che è quello dei soldi. Ed è una legge che in un certo qual modo forse ripropone un po' quel cliché nostrano, per cui questa macchina della nostra autonomia è una macchina, è un portafoglio sostanzialmente, è un portafoglio aperto che dispensa soldi. Allora il tema dell'informazione è ridotto a chi diamo i soldi, a chi togliamo i soldi, quanti soldi dobbiamo dare, quanto dobbiamo, non lo si dice questo, pretendere dal destinatario dei soldi. Questo non lo si dice. Ma io lo intravedo. E mi piace così ragionare fra me e me, anche essere smentito se del caso, ma quando si propone per esempio che bastino X contenuti, 10 contenuti anche realizzati da organismi terzi che rispettino alcune regole, per cui queste regole sono che esista un giornalista che sovraintenda il lavoro, eccetera. Non si intende forse anche che questi 10 contributi possono essere magari quei comunicati istituzionali della provincia? Non c'è una discrimine, non c'è scritto che di questi 10 contributi solo uno può essere dell'ufficio stampa della provincia, o dell'assessore, o del presidente. Non c'è scritto. E quindi, non essendoci scritto, è ammesso. E allora, nei giorni scorsi, senza fare riferimenti particolari, però seguivo un tentativo di una nuova impresa editoriale che, con grande coraggio, devo dire, grande coraggio e determinazione, tenta, come dire, un approccio sulla scena mediatica e un tentativo, peraltro, di intervenire in una fascia nuova che è quella dell'emittenza della produzione di telegiornali via online. E ovviamente si tratta dei primi passi, quindi molto difficili, 4 notizie, una era il Tempo, bollettino della provincia, e una era
il comunicato stampa su Hall, ossia comunicazione sostanzialmente istituzionale. Allora la domanda è: quanto questa legge inciderà sulla qualità e quanto invece inciderà sull'interesse dell'amministrazione? E io onestamente qualche dubbio me lo sono fatto venire. E me lo sono fatto venire perché è la legge che sostanzialmente mi mette di fronte ai temi con forza. Che è una legge che disciplina tutti i termini entro i quali poter intervenire per dispensare denari e risorse. Di qualità non c'è traccia, ma non c'è traccia perché magari ci troveremmo qua a discuterne se ci fosse stata questa volontà su chi ha il potere da parte della politica, da parte del Consiglio, di poter, come dire, indicare criteri assoluti di valutazione di un prodotto giornalistico subordinando la contribuzione alla valutazione di qualità. Probabilmente ci saremmo trovati a questo, ma a me sarebbe piaciuto magari un dibattito su questo tema della qualità. E io non sono esattamente fra coloro che ritiene, ma lo dico anche rendendomi forse poco simpatico, che piccolo è bello. Non sempre piccolissimo è bellissimo. Non sempre una cosa che fatica ad essere strutturata e che ha bisogno per forza della mano pubblica è utile. Forse ci rende ancora più piccoli e ci avvitiamo nella spirale della nostra piccolezza, cioè ci perdiamo all'interno dell'ombelico della nostra visione chiusa. Ed è lo stesso ragionamento che io, come dire, ho fatto nel momento in cui si è fatto riferimento con forza al bisogno che, per esempio, come condizione opportuna e necessaria per il sostegno economico ci sia il fatto che la informazione, la produzione riguardi l'Alto Adige ed esclusivamente. Ma chi l'ha detto? È una domanda che pongo. Che ampliare gli orizzonti con un prodotto che sia di qualità, che sia di respiro, non possa servire a farci uscire da questo angolo, che ci possa permettere di fare respirare un'aria, possiamo usare l'espressione molto usata, europea, che ci possa far considerare i confini, come dire, ideologici, i confini virtuali superabili. Chi ci dice questo? E invece l'avvitarci attorno all'idea che solo il piccolo, che solo il dettaglio possa essere utile a far crescere la popolazione, io credo che sia sbagliato. Invece forse questa legge poteva avere il coraggio di dire che si può anche avere orizzonti larghi, poter guardare e spaziare con l'orizzonte e poter far crescere questa comunità. Chi lo dice che magari una riflessione su quale eredità abbia consegnato Leonardo da Vinci alla provincia di Bolzano non possa aiutare a questa provincia a vivere in modo diverso la propria quotidianità? Chi lo dice che forse non possa essere interessante anche un approfondimento sull'evoluzione della figura e artistica di Goethe? Chi lo dice? No, deve essere un prodotto che riguarda necessariamente il nostro piccolo mondo antico. E allora questo, onestamente, io credo che sia in contrasto con uno spirito di allargamento, di ampliamento, cioè il massimo che si è ampliato è dire, beh, possiamo parlare e fare riferimento anche a ciò che accade a Innsbruck o a Trento, ma poi su questo c'è un bel dibattito della verità, perché non si capisce se nell'intenzione dei proponenti si pensava solo a Innsbruck e non a Trento o si pensava a tutte e due queste realtà. Anche perché c'è un contrasto ancora da sciogliere, aspetto le risposte da parte della Presidenza del Consiglio sull'interrogativo che ho posto all'inizio di questa seduta. Quindi, quando Presidente, cioè un impianto di una legge che riguarda l'informazione è sostenuto sul criterio della contribuzione pubblica,
ed è ruota attorno alle modalità con cui dare denari, è ovvio che qualche riflessione rispetto a quanto poi l'informazione possa essere o condizionata da questo sistema o farsi condizionare da questo sistema per la sopravvivenza nasce, ed è naturale che nasca. Allora, io ho apprezzato anche i tentativi di dire, ma guardate che abbiamo messo in atto tutta una serie di strumenti per in un certo qual modo distaccare l'informazione istituzionale da questo tipo di... Si può mettere in moto ogni tipo di strumento, ma è evidente che quando si parla di comunicazione istituzionale, peraltro non la si segnala come comunicazione istituzionale, quindi entra questa comunicazione istituzionale nel circuito dell'informazione o come articolo o come servizio televisivo o radiofonico, e non nessuno dice che è una comunicazione istituzionale, nessuno dice, adesso poi se lo diremo bene, meglio perlomeno, ma non bene, evidentemente non si fa il bene dell'informazione, si fa una marchetta, si dice, nel nostro ambiente si dice, si fa la marchetta, e lo dicono i giornalisti, si fanno le marchette, e non so se è chiaro cos'era la marchetta, no, allora la marchetta era, lo dico proprio nel rispetto di quello che è, la marchetta era quella tastagliando che i frequentatori dei bordelli prendevano nel momento in cui andavano a consumare il loro atto, e uno aveva la marchetta del valore X, Y o Z e la consegnava chiaramente alla datrice di prestazione. Nel linguaggio comune italiano marchetta ormai ha superato questo significato, ma significa evidentemente il riconoscere qualcosa sulla base di un pagamento, questa è una prestazione sulla base di un pagamento. E nel linguaggio giornalistico, qui in questa legislatura ce ne sono i giornalisti e ce n'erano anche nella precedente, basta interrogarli anche nella Fospart, fare una marchetta si usa normalmente. Nel linguaggio giornalistico sei andato a fare la marchetta. Allora passa questo concetto, e quando, riferendomi al prodotto dell'altro giorno, ma potremmo citarne tanti altri, io scorro il telegiornale e vedo passare un'informazione che non è un'informazione sobria, ma è un'informazione condizionata dalla necessità evidentemente di essere di parte, istituzionale, ma quindi solo di una parte, e io non la distingo da una libera informazione creata, prodotta, libera, intellettualmente libera, del giornalista o della redazione, ebbene non so quanto questo corrisponda al bene della nostra terra. Nell'articolo 1 si fa riferimento, nella versione modificata peraltro, a una informazione che abbia con particolare attenzione, adesso non ho più la versione, ecco, riguardo è rivolta alle esigenze delle minoranze linguistiche e culturali tutelate dallo Statuto di Autonomia. Questa accezione significa che, correggetemi se sbaglio, vorrei essere corretto, che facendo riferimento alle minoranze linguistiche e culturali tutelate dallo Statuto di Autonomia si intende che le minoranze linguistiche sono quella tedesca e ladina, quindi non c'è un particolare riconoscimento per un'azione culturale, politica e anche finanziaria della provincia a tutela delle particolari caratteristiche del ruolo, della funzione della minoranza di secondo grado di lingua italiana nel territorio, perché le minoranze tutelate dallo Statuto, fra queste minoranze letteralmente nello Statuto non c'è citata la comunità italiana, perché non è citata, perché lo Statuto è costruito nella funzione di tutela delle minoranze tedesche e ladina. Cosa significa? Che quindi assume un diverso valore una informazione rivolta, che ne so io, alla comunità dell'Alta Valpusteria di lingua italiana rispetto, che ne so io, alla comunità di lingua tedesca di Laives? Pare di sì, perché è la forma proprio del testo che induce a questo tipo di vizio. Quindi si tutela, si ha particolare considerazione per le minoranze linguistiche tutelate dallo Statuto, e non c'è fra questa minoranza tutelata dallo Statuto, tante volte me l'avete ricordato, no? La minoranza o comunità di lingua italiana, chiamatela come volete. Io intanto, Presidente, vorrei chiudere qua con una considerazione solo riguardo i commenti online. Ho visto, e anche in questo caso correggetemi se interpreto male, l'emendamento del Presidente
che dice: noi daremo più soldi a chi farà i controlli, perché se poi si parla, alla fine si affronta il problema solo con i soldi, no? Cioè, confido in te, mettici un moderatore che te lo pago, questo è il concetto, ma non si dice io intervengo per penalizzarti. Io faccio una proposta, Presidente, chiudo, che si consideri, si valuti l'opportunità di tutelare la dignità dell'istituzione, dell'autonomia e quindi del consiglieri provinciale attraverso iniziative legali della Presidenza del Consiglio provinciale su tutte quelle manifestazioni che nuociono all'immagine del consigliere in quanto rappresentante della provincia tutta, come lo recita lo Statuto, e del Consiglio provinciale, che si intervenga con iniziative legali della Presidenza del Consiglio. Solo un'iniziativa forte di questo tipo credo che potrebbe ripristinare un corretto rapporto fra opinione pubblica, cittadini legittimati a dire tutto quello che pensano purché se ne assumano la responsabilità, e istituzioni. Istituzioni, si va di bene, non politica, istituzioni. Ne parleremo quando arriveremo all'articolo interessato. Grazie, Presidente. Danke, bitte Kollege Steger.